Buongiorno ragazzi, bentornati su Officina del Pilota. A che punto sono con la Renault Clio Williams? È pronta, l'estetica è praticamente pronta. La carrozzeria è stata tutta restaurata, gli interni sono stati puliti e alcune parti sono state sostituite, ma i gruppi ottici e le plastiche sono in pessimo stato. Dobbiamo quindi sgrassare questi componenti e lucidare i fanali. Queste sono le bacchette del tetto della Williams. Le devo sgrassare, quindi continuerò con il super sgrassatore concentrato della Fulcron e poi applicherò un lubrificante per plastiche che le protegge dal gelo, rinnova le guarnizioni, eccetera, eccetera. Ho già provato il prodotto su alcune parti in plastica e ne sono rimasto molto soddisfatto. Applico Fulcron super sgrassatore concentrato. Preferisco non diluirlo per avere più potere sgrassante. Queste bacchette del tetto della Clio Williams, ragazzi, hanno veramente tanti anni, ma tanti tanti. Sono in ottimo stato perché le ho trovate da un maniaco che teneva la Williams in garage. Facciamo passare qualche secondo e con un pennello andiamo a rimuovere lo sporco. Immediatamente vedo il risultato, c'è subito un riscontro perché sgrassa davvero bene. Raga, questo è da paura. Lubrificante per plastiche, impermeabilizza, protegge dal gelo, rinnova le guarnizioni, è l'ideale per queste bacchette in plastica. Non male, eh? Belle nere. Fantastico. Queste sono le protezioni per le porte. Vanno sgrassate. Per capirci, vieni, vanno qui, guarda. Queste vanno qui, questa parte qui della macchina, sui tagli. Così quando chiudi lo sportello non stacchi la vernice come ho fatto l'altra volta. Bello sgrassare 20 anni di terra in 3 secondi. Che lavoro, sta Clio Williams. E a rivederla così oggi mi si apre il cuore. Gli do una sciacquata. Questo lubrificante al PTFE è per parti metalliche, plastiche, legno, cuoio, gomma, vetro, superfici verniciate. Agitare prima dell'uso. Ora li svitol. Molto meglio. Non ci credo. Vanno via con il burro. Erano proprio inchiodati. Ok. Bene. Un'altra cosa. Parto con una carteggiatura K3000, vado a mano, utilizzo questa interfaccia, senza acqua, questo va fatto tutto a secco. Prima di lucidare il fanale,
sconsigliato mascherare la parte in plastica, il bordo, per evitare di opacizzarlo. Tu mi dirai, ma più opaco di così? No, invece alla fine ti devo dire che sta benino. E poi con un ravviva plastiche questo sicuramente si riprende. Bene, una volta mascherato il fanale cominciamo a carteggiare con una grana 3000 a secco della Covax. La trovate da Flaminia Colori a Roma. Perfetto, ora utilizzo un Bigfoot Mini della Rupes con disco in lana della Honey e una pasta 105 McGear con alto potere di taglio, ma allo stesso tempo con un ottimo gloss, per rimuovere i graffi della 3000. Velocità 1 per rompere l'abrasivo. Aggiungo 4 goccioline di pasta abrasiva e aumento la velocità drasticamente, vado direttamente a 6 per lucidare. Come puoi vedere già è un'altra cosa. Però io ti dirò che gli do un'altra passata. Utilizzo ora una Honey 3 Finishing Compound, taglio 2.6, gloss 5.6. Questo serve per dare ancora più brillantezza. Posso togliere lo scotch perché vado leggermente a lucidare le parti in plastica, tanto poi verranno ravvivate e questo disco comunque non graffia. Questo prodotto impermeabilizza e protegge dal gelo, rinnova le guarnizioni, è un lubrificante per plastiche, in poche parole. Ed è molto buono, mi ci sto trovando davvero bene. Trovate i link dei prodotti in descrizione. Non male, direi. Vi prometto che vi faccio vedere la Clio Williams intera. A livello estetico ci siamo, dentro e fuori è stata restaurata completamente. Prima di andare a rimontare il motore farò uscire un video su tutto il restauro, quindi non vi preoccupate, rimanete connessi, non dimenticare di iscriverti a questo canale e di attivare la campanella, così quando carico i video ti arriva una notifica e tu puoi vederlo immediatamente. Ciao!